Ciao Ayu, allora ho ricevuto una bellissima spedizione da Pyramid con delle cose molto molto succose, perché sono sostanzialmente novità oltre alle corde che utilizzo io normalmente. Quindi ve le voglio fare vedere, ve ne voglio parlare, chiaramente vi farò vedere tutto quello che mi è arrivato in così che vi ricordo, perché tante volte mi capita che, nonostante esce scritto praticamente dappertutto che uso le Pyramid, mi chiedono ancora che corde consiglio. Quindi immagino che molte delle corde Pyramid che ho già recensite, delle quali già ho parlato, non sappiate molto. Non lo so, perché forse vi siete persi i video, non lo so. E quindi me ne riparlo di nuovo in questo video, vi faccio l'unboxing. Però voglio sfruttare questa occasione per parlarvene. Prima di iniziare voglio, come al solito, invitarvi a iscrivervi al mio canale, mettere mi piace e lasciare un commento per farmi sapere che cosa ne pensate. Chi di voi ha già preso le Pyramid, chi di voi già le utilizza, lasciate un commento qua sotto per fare sapere a tutti gli altri che cosa ne pensate, perché io già lo so, perché ne parliamo in chat e questa è un'altra cosa, e quindi già mi avete detto che cosa ne pensate. Però per altre persone può essere utile che avere, diciamo, dei feedback da altri che non sia io, e quindi fatelo. La chat è una bellissima chat che sta su Telegram, è semplicissima da raggiungere, c'è il link giù in descrizione, veniteci, perché siamo più di 200 persone. È una cosa fondamentale, perché si parla, ci si dà consigli, si discute, ci si tiene compagnia, è un posto bellissimo, veniteci, perché veramente ne vale la pena. Poi c'è il mio negozio online, è importantissimo, se mi volete supportare davvero comprate qualcosa sul mio negozio online. Trovate qua sotto un banner oppure un tasto nel video con scritto mostra prodotti o acquista, e vedete alcuni, solo alcuni dei prodotti che ci sono sul mio negozio online, che disegno io, sono bellissimi, e posso dire con piacere che chi li ha comprati è rimasto molto molto soddisfatto. Allora, io qua ho il mio scatolo che mi ha mandato Pyramid. Vi farò vedere le cose un pochino alla volta, perché non ho dove appoggiare. Aspetta, no, non va bene, fa niente, ho detto una stronzata. Allora, la prima cosa bellissima che mi ha mandato Pyramid sono una serie di adesivi che sono proprio gli adesivi per la custodia della chitarra. Io questi in genere non li utilizzo, ma mi piace tantissimo averli. Queste sono proprio cose da rivenditore, nel senso che non le danno proprio a tutti questi qua, e mi fa molto molto piacere. Allora, una delle cose che mi hanno mandato sono queste magliette, che sono quelle che mi avevano già mandato, così erano un pochino strette, quindi sembrava un Würstel con quelle magliette. Invece queste qua sono un pelino più larghe, però non so per quale motivo queste qua sono pesanti come delle coperte, mentre invece le altre erano più leggere. Quindi in sostanza o sembro un Würstel e sto più fresco, oppure sudo, però diciamo sembra meno un Würstel, diciamo. E penso che cercherò di sembrare meno un Würstel. Allora, libretto bellissimo questo, perché c'è effettivamente tutta la storia di Pyramid. Pyramid è un'azienda molto antica, fondata nel 1850. All'inizio facevano corde per strumenti classici, archi, in sostanza archi, ok? E questo libretto è stato fatto da poco, perché vedo che è aggiornato. Qui ci sono alcune corde che sono uscite molto molto recentemente, ma proprio ieri praticamente. E qui vediamo infatti le Cleopatra, che vi farò vedere tra un pochino, ma ve ne parlerò di queste qua, perché secondo me sono delle corde eccezionali, e le New Rock Standard. Le New Rock Standard sono queste, che non so se riuscite a vedere, però io ce le ho
e ve lo dico dopo. Ricordatevi queste New Rock Standard, queste cose a me piacciono tantissimo. Ok, andiamo a vedere subito le corde. Le prime che vi faccio vedere sono queste, che sono le nuovissime Fusion Flats. Non so che cosa sono, vi dico la verità, non ho capito bene che cosa sono. Secondo me sono delle corde con il diciamo l'avvolgimento mezzo liscio, non è tape wound come quelle jazz, ma praticamente hanno l'avvolgimento tondo e poi la parte di sopra è liscia, quindi dovrebbe essere un buonissimo, se ho capito bene, ma vi dico una sciocchezza perché fino a che non le provo non ve lo so dire, non so neanche come siano, come rendono poi sullo strumento. In realtà queste qua faremo una recensione perché non l'abbiamo mai fatta e vi dirò che cosa ne penso. Non le conosco, non ho idea di come siano fatte e quindi lo scopriremo praticamente insieme. Io le ho prese 10-46, ci sono tantissime scalature, ne vanno da Pyramid molto molto fieri, quindi immagino che siano delle corde particolari molto molto belle. Abbiamo poi le corde che vi dicevo poco fa, che sono le New Rock Standard. Queste io ce le ho come prototipo, perché in realtà non sono ancora uscite, non sono ancora state rilasciate, non ho idea di come siano fatte, cioè del materiale, di che cosa siano in realtà, anche se mi pare che Pyramid me l'avesse scritto. Comunque mi documenterò e vi dirò poi nel video recensione di queste corde che cosa sono. New Rock Standard, ce l'ho 10-46, vi ripeto, ne vanno molto molto fieri, sono uscite praticamente da pochi, non sono neanche uscite in realtà perché ce le ho come prototipo, ancora non c'è il pacchettino diciamo finale, definitivo, e vedremo queste qua che cosa hanno da dire. Poi stranamente io non ne ho mai parlato di queste in realtà sono delle corde molto tradizionali da parte di Pyramid, nel senso che sono un modello standard, e vi sto parlando delle Stainless Steel. Sono corde in acciaio inossidabile, dovrebbero dare un suono un po' particolare. Io le ho prese 09, vi spiego anche perché. Queste corde vorrei montarle sulla Ibanez, sulla RG, perché dovrebbero dare un suono aggressivo, sono poco elastiche come consistenza. Sono corde che in genere preferiscono quelli che suonano metal, quelli che suonano generi tosti. Le ho prese 09 proprio perché sono, diciamo, essendo meno elastiche, risultano al tatto, cioè al tatto, meglio alla suonata, non proprio al tatto, perché al tatto sono tutte quante uguali, risultano un pochino più dure proprio perché sono meno elastiche. La cosa bellissima delle corde Stainless Steel di Pyramid è che si vede che sono in acciaio inossidabile. A volte di altre marche compri le corde Stainless Steel e in realtà a vederle sono uguali alle nickel plated, invece queste qui hanno una colorazione che è leggermente azzurra e quindi ti dà proprio, che poi è una stronzata, però a vederle ti dà proprio la sensazione dell'acciaio inossidabile, hanno proprio il colore dell'acciaio ed è una cosa secondo me molto bella. A volte, in qualche caso, le corde Stainless Steel sono vengono utilizzate da chi è allergico al nickel, però questa è una cosa da prendere con le pinze, perché non so Pyramid, ma mi documenterò su questa cosa. Non sempre sono completamente in acciaio inossidabile, una piccola parte di nickel potrebbe essere presente, ma in ogni caso, essendo una piccola parte, non dovrebbe dare problemi a chi è allergico. Qualche volta queste corde vengono scelte proprio da chi si sa che sia allergico al nickel. Comunque, in ogni caso, a livello sonoro hanno un suono leggermente più violento, un attacco leggermente più forte e un suono che pende un pochettino verso le medio-alte.
niente di eccezionale, però diciamo, per capirci, se le pure nickel sono quelle che pendono verso le medio basse, queste pendono sulle medio alte, e le nickel plated invece sono una via di mezzo. Corde nickel plated steel, ne abbiamo appena parlato, queste sono le corde tradizionali, diciamo le più comuni, le più utilizzate per chitarra elettrica, sono quelle che hanno il giusto compromesso tra le medie, cioè tra le basse e le alte, hanno un suono, diciamo, che sta, che non è né troppo squillante né troppo né troppo caldo. Quindi queste sono proprio, se non sapete che corde prendere, prendete le nickel plated, che non potete sbagliare, sono, diciamo, le stesse delle, per dire, Erniball, le Slinky, sono le corde più comuni e più utilizzate in assoluto da sempre sulle chitarre, su tutti i tipi di, cioè su tutte le chitarre elettriche. In realtà io utilizzo queste corde soprattutto sulle chitarre moderne, oppure sulle chitarre tipo Gibson, in genere utilizzo queste. Sulle Fender invece utilizzo le Pure Nickel normalmente. Pure Nickel 942, queste invece sono le corde che hanno un suono leggermente più vintage, hanno un suono un po' pendente verso le medio basse, anche se questo non è vero, sono le più elastiche, diciamo, tra tutte. Sì, diciamo che hanno un suono un pochino più caldo, ma allo stesso tempo, essendo molto elastiche, hanno un suono che esalta molto il twang dello strumento. Quindi sulle Fender queste qua sono bellissime, proprio perché ti esaltano il suono tipo Fender. Questo non significa che non le potete montare su una Gibson, assolutamente. Io tendo a montarle sulle chitarre tipo Fender, ma le ho montate anche sulle Gibson quando voglio avere, diciamo, un suono leggermente più vintage, più antico, ecco. Però più che sul suono, perché io vi dico la verità, tra i vari materiali non è che ci sia tutta questa differenza nel suono. La differenza più che altro la senti sotto le mani, è una differenza di attacco più che di, diciamo, timbro sonoro, oltre al fatto proprio della, quando tiri la corda senti proprio una sensazione diversa. Le Pure Nickel sono molto più elastiche, quindi sei facilitato nel fare un bending, per esempio. Ma non è solo questione di facilitazione, è anche come ritorna la corda dopo il bending, proprio perché sono più elastiche. Per esempio le nickel plated invece hanno un altro tipo di sensazione, è un po' di resistenza in più, per esempio, è un ritorno diverso, un attacco leggermente più duro, più energico rispetto alle Pure Nickel. Da un altro punto di vista, le Pure Nickel però non significa che abbiano un suono muscio, anzi, perché essendo molto elastiche esaltano il twang e ti danno un suono molto molto vintage, molto, per esempio, per fare il surf rock, e con i riverberi, sai, quelli a molla belli forti, quel tipo di riverbero viene esaltato, per esempio, da questo tipo di corda qua, in qualche modo. Chiaramente, voglio, detta così non significa moltissimo, però quando poi le proverete, se non le avete già provate, capirete meglio quello che sto cercando di spiegarvi. Comunque, in linea di massima, queste sono le linee guida, diciamo, il mio modo per cercare di spiegarvi la sensazione, perché vi ripeto, più che di suono in sé, la differenza sta nella sensazione. Queste corde che sto per farvi vedere adesso, per quanto mi riguarda, secondo me saranno le corde che mi faranno veramente innamorare. Quando io ero piccolo comprai la mia Ovation, e sulla Ovation ovviamente montavo quelle che erano, mi fecero montare, perché ero veramente piccolo, vi sto parlando del 2003-2004, mi fecero montare le Elisir, che all'epoca si portavano tantissimo, erano tantissimo di moda, erano un prodotto relativamente nuovo ed erano corde veramente fantastiche montate sulla Ovation, mi davano un suono esageratamente bello.
Con il tempo le Elisir sono cambiate, non sono più quelle di una volta, non hanno più il suono di una volta e non mi piacciono più. Costano tantissimo, insomma, non mi piacciono più queste corde. Per quanto io abbia capito, sono la versione di Pyramid delle Elisir per chitarra acustica. E io monterò queste corde su una chitarra acustica, probabilmente proprio la Ovation, non lo so se la Ovation oppure la mia J45. Forse è meglio la J45 perché è un po' pendente verso le medio-alte e quindi voglio sapere se queste corde mi vanno ad aggiustare, a riempire un po' il suono. Sono delle corde fosforo bronzo coated per chitarra acustica, quindi sono esattamente la stessa cosa delle Elisir o delle Clearton, insomma delle corde coated. A me onestamente non mi interessa tanto la durata, perché le corde a me durano tanto, ringraziando il cielo, però sono veramente curioso di vedere che suono hanno e come soprattutto reagiscono sotto le mani. Queste sono delle 011, ci sono anche 010 se non sbaglio, non voglio, no, queste qua le fanno 011 e 012, e sono, si chiamano Cleopatra. Sono la stessa, diciamo più o meno la stessa cosa delle Nofretete, però in questo caso diciamo sono un po' diverse perché sono per chitarra acustica, quindi sono fosforo bronzo. Queste potrebbero veramente prendere a calci in culo le Elisir e ve lo farò sapere, perché ne parleremo in un video dedicato. Ok, poi ho un altro pacco di Nickel Plated Steel, queste sono 010, quelle che vi ho fatto vedere prima sono le 09. Sono la stessa cosa, cambia solo la scalatura. Di queste corde, voi, tantissimi di voi mi hanno chiesto notizie di queste corde. Sono le fosforo bronzo tradizionali per chitarra acustica e sono le corde che io utilizzo per la chitarra acustica 011, perché ho deciso di ritornare alle 011, prima montavo più le 010. Moltissimi di voi mi hanno chiesto: ma che corde usi sulla chitarra acustica? Queste sono le corde più belle che io abbia mai provato, e vi devo dire la verità, prima di utilizzare queste io utilizzavo le Martin perché avevano un ottimissimo rapporto qualità-prezzo. Queste sono come le Martin, hanno un rapporto qualità-prezzo eccezionale, ma sono più risonanti, mi piacciono di più perché non danno la sensazione di corda economica come le Martin, ma sostanzialmente ti danno la qualità di una Martin, di una cordiera Martin, ma con una fattura molto molto migliore, una risonanza migliore. E a quanto mi avete detto, vi ripeto, io non faccio molto testo su questa cosa perché a me in genere le corde durano tutte tanto, anche una, diciamo, quella che mi dura di meno è sempre la D'Addario, però mi dura tanto anche la D'Addario, quindi io su questa cosa non faccio tanto testo, però mi avete detto che durano moltissimo. Sono queste le corde che io utilizzo sulla chitarra acustica, solo queste e basta, solo queste qua, non utilizzo altro. Adesso vedremo come suonano le Cleopatra, però le Cleopatra io penso che siano delle corde per chitarre particolari, come le Elisir, come le Nofretete. Io vi dico la verità, le Nofretete non le monterei su qualunque chitarra, le monterei su una PRS, su un Ibanez, sì, su una Yart le monterei, su chitarre, su certe chitarre, ma non mi sognerei mai di montare le Nofretete onestamente su una Stratocaster vintage, perché sono corde con un suono moderno che mi fanno perdere, diciamo, il vintage di quegli strumenti. Però nessuno vi vieta di farlo, e per carità, io personalmente, per gusto mio personale, non lo farei. Corde per chitarra acustica 11 1150, fosforo bronzo Pyramid, le mie corde per chitarra acustica. Queste vanno bene su qualunque chitarra acustica. E vabbè, e poi abbiamo un altro pacco di Pure Nickel 10. Sia per, vedete, le Pure Nickel e le Nickel Plated Steel io le prendo sia 10 che
9 e non devono mancare mai, perché sono le corde standard, ok? Le nickel plated steel ancora di più sono proprio le corde per chitarra elettrica, ok? Quelle non devono mancare mai. Poi vuoi fare una variazione sulla Fender, ci vuoi montare le pure nickel, vanno benissimo, però le due cordiere, diciamo, che non devono mai mancare sono pure nickel e nickel plated steel, che sono quelle là. Se poi proprio volete la corda vintage, proprio quella vintage, ci sono le nickel classics, che sono quelle col pacchettino arancione, che sono proprio una replica delle corde anni 50, anni 60. Se proprio volete andare sull'antico, ci sono le Monel, che sono quelle col pacchettino giallo, che sono una replica proprio delle prime corde che sono state fatte per chitarra, veramente per tutti gli strumenti musicali, perché all'epoca si utilizzava il Monel, ed è proprio le prime corde erano fatte di Monel. Se proprio volete andare sul vecchio antico, potete utilizzare quelle, per esempio. Ok, per oggi abbiamo finito, queste sono le corde che mi sono arrivate. Vi parlerò a breve, quanto prima, sia delle Cleopatra che delle New Rock Standard che delle Fusion Flats. Non so dove montarle le Fusion Flats, le monterò da qualche parte, probabilmente sulla Les Paul, non lo so ancora, però ve lo farò sapere. Per prima cosa devo capire come sono fatte. Una volta che ho capito come sono fatte, poi deciderò dove andarle a montare per fare un test. Io per oggi vi saluto, grazie mille a Pyramid che fa queste cose meravigliose. Vi ripeto, Pyramid è così eccezionale che vi fa le corde proprio cronologicamente, fa le corde antichissime, le corde vintage, le corde moderne, le corde modernissime. Quindi veramente voglio che poi in realtà Pyramid non fa solo le corde per chitarra, ma fa meravigliose corde per violino. Sono corde eccezionali per strumenti etnici, fa anche le corde per l'arpa, per dirvi, cioè veramente fa ogni corde per pianoforte, per dirvi, fa corde di tutti i tipi. Quindi è un'azienda eccezionale, molto antica, e se non lo sanno loro come fare le corde, onestamente chi deve saperlo? Dal 1850, e sono le corde, le mie corde, ok, da tanti anni. Mi sono sempre trovato bene, e tutti quelli ai quali l'ho fatte provare sono sempre rimasti estasiati. Le potete trovare in tantissimi negozi online, c'è la Music Lily, però Music Lily non si capisce perché ha dei prezzi altissimi per le Pyramid. Le potete trovare da Thomann, ma da Thomann ci avete un sacco di spese di spedizione, quindi per comprare le corde dovete ordinarne tante. C'è la Banzai Music, è un negozio tedesco che ha prezzi più competitivi, nel senso che i prezzi delle corde sono bassi e la spedizione va a peso. Vi spediscono con la posta, però riuscite ad avere, se non comprate molto, se volete comprare una cordiera sola, pagate poco di spedizione, almeno era così all'epoca. Poi c'è Seitenmarkt, che si occupa veramente solo di corde, ha un assortimento relativamente buono, le trovate le Pyramid, e anche loro hanno delle spedizioni abbastanza buone. Seitenmarkt, Banzai, e Thomann, vi ripeto, è un po' impossibile comprare da Thomann, e c'è la Pyramid. Music Lily. Pyramid non vende al cliente finale perché è un'azienda seria. I fornitori, per regola, non dovrebbero mai vendere al cliente finale, perché altrimenti fanno concorrenza ai loro stessi clienti, e non è proprio il caso. Ok, io per oggi vi saluto. Questo è quello che mi è arrivato da parte di Pyramid. Ciao a tutti.